dal campo sportivo Concadoro in Monreale. Amici sportivi, un saluto da Davide Sardo e dal cameraman Marco Lamendola, pronti a raccontarvi in video e in voce la partita tra l'Acragas ed il Monreale. È la seconda di andata in eccellenza girone A. Una partita che si preannuncia combattuta tra due formazioni in lotta per obiettivi differenti, l'Acragas per cercare il salto di categoria, il Monreale per raggiungere una tranquilla salvezza. Acragas in maglia rosa-nero che ricorda i colori del Palermo Calcio, mentre il Monreale è in maglia bianco-azzurra con pantaloncini rossi. Dirige la partita il signor Giuseppe Morello di Tivoli. Gli assistenti sono Vito Licari e Alessandro Rallo, entrambi di Marsala. Campo in terra battuta. Temperatura intorno ai 30 gradi. Soffia un leggero vento che alza però un po' di sabbia che potrebbe infastidire i giocatori in campo. Diamo uno sguardo alle formazioni. Cominciamo con l'Acragas. In porta c'è Paterniti, poi Faulisi, Mannina Biancola, Cipolla, Licata, Biondo, Pirrone, Gambino, Treppiedi, Caronia. Dunque il tecnico Corrado Mutolo non cambia formazione, schiera gli stessi 11 che hanno affrontato e battuto nettamente il Mazzara. Il Monreale alla destra dei vostri teleschermi risponde con Romano in porta, poi Esposito, il capitano, Filppo, Cucia, Ricciardi, Macaluso, Lamattina, Rama, Virga, Russo e Gastone. Allenatore Giuseppe Ferrante. E diamo lo sguardo anche alle due panchine. Per l'Acragas in panchina c'è il secondo portiere D'Angelo, poi Ferrante, Lala che torna dopo un infortunio, Ruggeri, Graziano, Sant'Angelo, Daudì, Emerson Pilonetto e Incardona. Il Monreale risponde con Cilluffo, secondo portiere, poi Pisano, Vitale, D'Alba, Blandi, Galici, Piscitello, Tinaglia e Zarcone. Questa dunque la panchina del Monreale. È tutto pronto per il calcio d'inizio di Monreale Acragas, come detto seconda di andata in eccellenza girone A. Fischietta in bocca per Tivoli, inizia adesso la sfida tra il Monreale e l'Acragas. Un campo che 6 anni fa ha portato benissimo all'Acragas. Qui in questo campo la formazione bianco-azzurra vinse con largo anticipo il torneo di eccellenza e venne promossa in Serie D. Era l'Acragas di Pino Rigoli, era l'Acragas dell'attuale presidente Giovanni Castronovo. Attacca il Monreale, il pallone in profondità, di testa fa buona guardia il numero 6 Licata. Rimessa con le mani per i padroni di casa, con il numero 2 Esposito, poi Russo, ancora Esposito, Cucia di testa, subisce fallo, punizione per la squadra del Monreale. Entrambe le formazioni ripescate in eccellenza quest'estate. L'anno scorso il Monreale riuscì ad espugnare l'Esseneto di Agrigento grazie ad un gol del giovanissimo Rama. 1-0 il finale nella sfida di ritorno del torneo di promozione all'Esseneto di Agrigento. Attenzione, punizione per il Monreale quando siamo giunti al secondo minuto di gioco. Prima occasione per la squadra di casa. Tutta l'Acragas a difendere il tentativo di far male del Monreale. Il fischio di Tivoli, palla nel mucchio, allontana Gambino. Altra chance per il numero 6 del Monreale, Macaluso. Poi fischia l'arbitro, punizione per la difesa dell'Acragas. Sul pallone Paterniti. Alza il baricentro la squadra di Corrado Mutolo. Senza problemi il portiere Romano.
Imposta adesso il Monreale con il numero 5 Ricciardi. Attenzione al numero 8 Rama, atterrato, attenzione, cartellino giallo per Cipolla dopo 3 minuti di partita, ammonizione pesante per il difensore dell'Akragas dopo soltanto 3 minuti di partita, fallo netto su Rama lanciato a rete. Tivoli, l'arbitro di Tivoli Morello gli ha mostrato il cartellino giallo e dunque Cipolla inizia la partita già con un cartellino giallo. E altra chance per il Monreale per provare a far male all'Akragas. Altra palla che sarà buttata nel mucchio, ma da lì si può anche provare la conclusione in porta. Due in barriera per Paterniti. È tutto pronto per la punizione. Monreale al quarto minuto del primo tempo. Esposito la conclusione, attenzione, palla fuori di pochissimo, palla gol per il Monreale al quarto minuto. Dunque primo brivido per l'Akragas che non è ancora entrata in partita, la squadra di Corrado Mutolo fatica ad impostare azioni degne di nota, siamo soltanto all'inizio, ma buon atteggiamento tattico del Monreale che sta affrontando l'Akragas a viso aperto. Va adesso in pressing la squadra di Ferrante, rimessa con le mani per l'Akragas con Biancola, tre piedi, poi Macaluso, Virga alla caccia del pallone, Biancola si rifugia in fallo laterale, rimane in attacco il Monreale. Partenza interessante della squadra di Ferrante. Filppo attacca la squadra di casa. Attenzione al numero 7, La Mattina, fermato dalla difesa dell'Akragas. Poi Macaluso. Gioco pericoloso di tre piedi, punizione per il Monreale. Sul pallone il numero 10 Russo. Esposito, tutto da rifare, si aspetta il fischio del direttore di gara. Dunque punizione battuta a sorpresa dal Monreale, ma il gioco è fermo. Sul pallone il numero 4 Cuccia, davanti a lui Biondo, punizione in seconda, Cuccia metterà palla nel mucchio, ecco il suo cross in aria di testa Gambino, poi Licata, liscia clamorosamente, poi colpito in pieno viso Filppo, la rimessa per l'Akragas. Un Akragas che stenta ad entrare in partita. Siamo giunti al settimo minuto del primo tempo. Poco fa una chiara occasione da rete per il Monreale. Un bel tiro di Esposito fuori di pochissimo. Paterniti per la rimessa in gioco. Palla in zona Biondo, poi Licata, palla lunga per Gambino, attacca Gambino, attenzione, entra in aria il centravanti dell'Akragas, ancora Gambino, passaggio per tre piedi, la conclusione alta sopra la traversa e l'Akragas adesso risponde, prova ad impensierire la difesa del Monreale. Macaluso, Filppo. Adesso è l'Akragas in pressing, rimessa per la squadra agrigentina con David Biancola, per lui due reti consecutive.
nel ritorno di Coppa Italia contro la Profavara e poi domenica scorsa contro il Mazzara. Il gol che ha sbloccato la sfida contro i Canarini. Altra rimessa con le mani per l'Akragas che guadagna terreno. Biondo contro tre avversari, alla meglio il Monreale, però è Biancola che arriva prima sul pallone, in mezzo a due, va giù, non fischia l'arbitro Morello. Il fallo è sembrato netto, cipolla di testa per Paterniti. Alza il baricentro la squadra di Corrado Mutolo. Palla per Filppo di testa, bene, in fallo laterale. Con le mani Biancola. Da un paio di minuti l'Akragas sembra aver preso le misure al Monreale e provare a far la partita. Squadre ben messe in campo dai due allenatori. Ovviamente l'organico dell'Akragas è nettamente superiore al Monreale. Monreale che, come detto, punta ad una tranquilla salvezza. Esce il portiere romano, la palla è sua. Nono minuto del primo tempo, 0-0 tra Monreale e Akragas. Seconda di andata in eccellenza, girone A. La palla supera Biancola, poi Cipolla, attenzione a Rama. Rama in mezzo a due, va giù, non c'è fallo, si prosegue. Allora prova a organizzare l'attacco l'Akragas. Attenzione, Gambino punta alla porta avversaria. Al decimo del primo tempo, Gambino per Licata, palla fuori. E l'Akragas getta via una buona occasione per provare a tirare in porta. Ancora Gambino che si impegna, palla direttamente in fallo laterale. Sugli spalti circa 300 spettatori, ci sono anche i tifosi dell'Akragas che stanno seguendo la partita in religioso silenzio. Punizione per l'Akragas nella metà campo del Monreale. Mannina. Difende bene la squadra palermitana. Con le mani Licata per Gambino, Biondo, perde palla l'Akragas. Palla in zona Biancola, Paterniti senza problemi e il Monreale può allungarsi. Di testa il numero 11 Gastone. Guadagna metri l'Akragas, Gambino, palla indietro per tre piedi, poi Biondo, la palla filtra, Macaluso, poi Ricciardi, anzi Cuccia di testa, Mannina per il portiere Paterniti. Tre piedi, Mannina prova a giocare palla a terra l'Akragas. Attenzione a Biondo, non c'è fuorigioco, esce il portiere romano. Era una buona chance per l'Akragas. Cipolla, l'unico ammonito finora della partita. Dopo tre minuti di gara ha beccato il cartellino giallo per un fallo sul lanciatissimo Rama. Lancio lungo, Paterniti,
È pronto al rilancio il portiere ex Messina. Attenzione, esce Romano. La palla è per il portiere del Monreale con Biondo in agguato. Ricciardi, palla per Virga, Cipolla con la testa, poi il duello tra Rama e Caronia, la meglio Lacragas, Biondo, non c'è lo scatto di Gambino. Cucia, Esposito, lisce il pallone, la rimessa è per Lacragas davanti la panchina di Corrado Mutolo. Licata, Gambino. Fa buona guardia Russo, poi Virga anticipato, fallo di Virga su Mannina, calcio di punizione per la squadra agrigentina. Siamo giunti al 14° del primo tempo, ancora 0-0 tra Monreale e Lacragas. Finora una sola palla gol per il Monreale al 4° minuto. Attenzione, Biondo. Per Licata, il cross interessante sul secondo palo, palla troppo lunga, rimessa per il Monreale. E su questo campo Lacragas fatica tantissimo. Lacragas abituata a giocare palla a terra, tanti tocchi per sfiancare l'avversario, per far girare bene il pallone e poi colpire. Alessandro. Guadagna rimessa con le mani la mattina. Monreale che ci prova. Filppo, Cucia, poi Treppiedi, attenzione, gioco pericoloso su Gastone, anzi no, su Ricciardi, su Cucia, scusate. C'è punizione per il Monreale. Sul pallone numero 7, la mattina, si allontana Cucia. Siamo giunti al 15° del primo tempo, punizione per il Monreale con la mattina. Fischia Morello. Parte il numero 7, la mattina, palla nel mucchio, Paterniti. Attack sui guantoni, la palla è sua. E poi subito il rilancio per Biondo da solo in avanti, sbaglia il numero 5 Ricciardi, poi rimedia la mattina Filppo, palla in avanti, Cipolla alza un campanile, la palla rimane lì, il duello Virga Cipolla di testa Filppo, poi Ricciardi. Sbaglia il numero 7 la mattina, la rimessa è per Lacragas. Con le mani è pronto Licata a rimettere palla in gioco per Lacragas, poi lascia il compito al terzino Mannina, ma è Licata adesso a battere il fallo laterale. Pirrone, Biondo, sbaglia Biondo, attenzione, ma poi rimedia Caronia per Lacragas. Treppiedi chiama l'azione Biancola, si distende Lacragas sull'out di destra, servito Caronia, poi il duello a tre piedi Russo, alla meglio il Monreale. Giochiamola, urla Corrado Mutolo, sicuramente non contento della prestazione finora offerta dalla sua Lacragas. Avversario ostico, scorbutico il Monreale, poi su questo campo è davvero difficile.
servirà molta pazienza, servirà un atteggiamento tattico agguerrito e tanta concentrazione. Tre piedi per Licata, passaggio morbido e allora rimessa con le mani per Lacragas sulla fase difensiva del numero 11 Gastone. Diciottesimo, Biondo, palla per tre piedi, poi Licata, la conclusione di Licata, palla fuori, seconda occasione per Lacragas. Pronto al rilancio il giovane portiere romano, classe 96. Palla che rimane alla metà campo del Monreale, poi Biancola, Caronia, Biondo, gioco pericoloso, punizione Lacragas. Richiamo verbale per Biondo che ha chiesto l'ammonizione dell'avversario. Sul pallone Biondo e Licata, siamo a circa 35 metri dalla porta di Romano. Vanno a saltare anche i difensori dell'Lacragas, Biancola e Cipolla. Vediamo quale schema adotterà Lacragas per provare a colpire il Monreale. Ventesimo del primo tempo, chance Lacragas, punizione per la squadra di Corrado Mutolo, sul pallone Biondo e Licata. Braccio alzato per l'arbitro Morello di Tivoli. Licata, la conclusione di Licata, Romano, super parata del portiere del Monreale. Attenzione, prova a rispondere il Monreale, Virga contro Biancola, palla toccata con la mano da parte di Virga e punizione per l'11 di Corrado Mutolo. Cipolla per Paterniti, palla in zona Licata, il duello con Esposito, alla meglio Licata, poi Gambino, bene per Licata, palla troppo lunga, poi per Biondo, Romano. Filippo, Cucia, Ricciardi, Rama, bene per Virga, gioca bene il Monreale. Paterniti, palla riconsegnata al Monreale, Filippo, Cucia, per Rama, lì c'è l'intervento di Treppiedi. Russo indietro per Esposito, palla lunga per Virga, Cipolla, sbaglia l'intervento, poi rimedia Pirrone, ma tanto Monreale, poi riparte Lacragas, attenzione, lancio per Licata, arriva prima sul pallone Esposito, Licata in pressing, Esposito se la cava benissimo il capitano del Monreale, rimessa con le mani per Lacragas. Siamo a metà del primo tempo, 22esimo, insiste Lacragas, Biancola, palla in avanti per Biondo, lo stop perfetto, Biondo sbaglia clamorosamente il gol del vantaggio Lacragas con Biondo che ha stoppato benissimo, poi di sinistro ha angolato male il tiro, palla fuori, si rimane sullo 0-0.
Seconda occasionissima per l'Acragas per sbloccare la partita. Romano al rilancio. Di testa svetta Caronia, poi Cuccia. Virga difende il pallone, Biancola lo ferma in fallo laterale. Filppo con le mani. Recupera il pallone l'Acragas e prova ad avanzare giù il numero 10, Treppiedi, fallo di Russo. Biondo. Un'Acragas che adesso è in partita. Attenzione, chance per Faulisi, stop sbagliato e palla sul fondo. L'Acragas c'è. Sembra aver preso le misure sia al campo che all'avversario, la formazione di Corrado Mutolo. Romano è pronto al rilancio, Acragas che va in pressing. Sbaglia il rilancio il portiere Romano, però rimedia Cuccia che riesce a lanciare il numero 7 La Mattina che entra in aria. Il tiro cross scivola, il numero 8 Rama e si salva l'Acragas. Poi Treppiedi, la rimessa per la squadra di Corrado Mutolo. Pirrone. Caronia, Biondo, fermato da un avversario, trattenuto con la maglia, il numero 7, non scatta il giallo, errore dell'arbitro che non applica il regolamento. Punizione dunque per l'Acragas, nessuna sanzione per il numero 8 Rama. Sul pallone Treppiedi, c'è anche Licata, batte Licata la punizione, colpisce un avversario, la palla allora si ferma lì fuori dall'area di rigore. Virga sbaglia il disimpegno, regala rimessa con le mani all'Acragas. Siamo giunti al 26esimo, 0-0 tra Monreale e Acragas, seconda di andata in eccellenza, girone A. Da 10 minuti l'Acragas sembra padrona del campo, sta facendo la partita, sta provando a sporcare lo 0-0. Pirrone, Biancola, Pirrone, palla in avanti, bene per Faulisi, difende Filppo su di lui, alla meglio Faulisi, rimane angolo per l'Acragas. È il primo calcio d'angolo della partita. Arriva al 27esimo, lo va a battere Licata. In avanti i difensori Biancola e Cipolla, in aria anche Gambino, arriva anche Biondo. C'è anche Treppiedi per l'Acragas. Angolo Acragas, batte Licata, Romano con i pugni, sbaglia. Poi la palla è lì, attenzione, lascia proseguire al direttore di gara, due a terra, sarà rimessa per l'Acragas, ma Esposito ha fermato la partita, dunque l'Acragas riconsegnerà il pallone al Monreale. Si può tornare a giocare. Gambino è pronto a riconsegnare il pallone al portiere Romano.
Corrado Mutolo continua ad incitare la squadra. Romano, ecco il suo rilancio in zona Gastone, duello Virga Cipolla, Mannina, palla lunga, lì c'è Macaluso, ottimo lo stop, servito Filppo. Filppo in avanti per Virga, attenzione, esce Paterniti con Virga in agguato, qualche brivido per la difesa dell'Agragas. Cipolla, Caronia, bene per Pirrone, bene per Biondo, gioca un buon calcio l'Agragas. Gambino è in fuorigioco, punizione per la difesa del Monreale. Si rimane sullo 0-0. Partita aperta a qualsiasi risultato, con l'Agragas che è cresciuta tantissimo dopo un avvio un po' morbido. Attenzione adesso a Gastone. Gastone per Virga. Duello con Biancola che ci mette la testa e porta a casa punizione. Coraggiosa l'azione difensiva di Biancola. Guadagna punizione l'Agragas. Paterniti chiama l'azione Alessio Mannina. Licata per Biondo. Macaluso. Palla fuori dal campo sportivo. Serve un secondo pallone. Eccolo che arriva, rimane in attacco l'Agragas, rimessa per Rosario Licata, servito Beppe Gambino, poi Treppiedi, Biondo per Caronia, allarga il gioco, Faulisi ributta palla in aria, attenzione, di testa, fa buona guardia Ricciardi e poi Borreale che prova a distendersi, arriva prima sul pallone David Biancola, difende l'attacco di Virga e guadagna rimessa con le mani. Con le mani Biancola, Biondo mette giù il pallone, poi sbaglia il lancio per Gambino, Cuccia, vuole Gastone, eccolo servito, sbaglia il controllo, il numero 11, tradito da un rimbalzo fasullo, sarà rimessa con le mani per l'Agragas. 31esimo, ancora senza gol, la sfida tra il Monreale e l'Agragas. Pirrone, Mannina, di testa Cuccia, Gambino in fuorigioco di rientro, attenzione Gambino, tira il pallone in fallo laterale e ha rischiato anche il giallo Gambino per questo gesto di allontanare volontariamente il pallone in direzione delle guardaline. Si continua a giocare. Licata di testa, anticipa Gastone, la rimessa è per il Monreale che rimane in zona d'attacco. È pronto Esposito. Era fuori. Altra rimessa per il Monreale. Ancora il capitano del Monreale, Esposito, al 32esimo del primo tempo. Gastone contro Licata, ancora Gastone in mezzo a due avversari, fermato da Licata, poi Alessio Mannina ci mette il piedone Esposito, sarà rimessa con le mani per l'Agragas. Pirrone mette giù il pallone da gran campione, poi Biondo, c'è il fallo su Pirrone, ferma il gioco l'arbitro,
Licata contro Gastone. Mannina, palla per Biondo che sbaglia ancora lo stop e rimessa dal fondo per il Monreale. Virga, attenzione al cambio gioco, Paterniti anticipa tutti, bravo anche Faurisi a coprire l'uscita del portiere con la mattina in agguato. 34esimo, 0-0 tra Monreale e Akragas. Filppo alla meglio su Faurisi. Faurisi con le mani, ecco Biondo. Rimessa per il Monreale. Filppo, Biancola anticipa la mattina. Romano chiama l'azione Macaluso, attenzione c'è Gambino lì in agguato, rischia il Monreale, palla difficile per il portiere Romano che sbaglia il rilancio. Treppiedi e Pirrone, attenzione, è la conclusione di Treppiedi, palla fuori di un niente, il Monreale si stava per suicidare e l'Akragas non è riuscita ad approfittarne, palla fuori di Treppiedi, si rimane sullo 0-0, tutto questo al 35esimo. Avanza il numero 10, Russo, messo giù da Biancola, punizione per il Monreale. Cuccia, Russo, Esposito, Gastone, Russo, gioca bene adesso il Monreale, poi difende Pirrone e sarà rimessa per l'Akragas. Terra un giocatore del Monreale. Gioco fermo al Concadoro di Monreale, c'è a terra un giocatore bianco-azzurro di casa. Monreale momentaneamente in 10 uomini, si torna a giocare, rimessa per Paterniti, siamo giunti al 37esimo, 0-0 tra Monreale e Akragas. Biancola, Macaluso, poi Caronia, Cuccia, poi Filppo in avanti per Virga, Cipolla lo ferma senza fallo e poi Paterniti. Parte il portiere Paterniti che scivola, ma riesce ugualmente a servire Faurisi che mette giù il pallone. Poi lo ferma Filppo, Cuccia, ancora il numero 4 del Monreale, tunnel su Biondo, ancora Cuccia che se la cava benissimo. Poi Virga, 3 contro 4, attenzione, sbaglia il Monreale, una buona occasione per i padroni di casa per colpire.
erano 4 quelli del Monreale e 3 quelli dell'Acragas. Sbaglia l'Acragas e allora la mattina contro due avversari lo ferma con ottima scelta di tempo Biancola, che guadagna anche punizione. Richiamo verbale per la mattina. Cipolla per la punizione Acragas. Tre piedi. Mannina. Licata. Biondo. Non c'è fallo. Subito Davide, subito. Cipolla anticipa Virga. La palla rimane in campo. Bravo Biondo, poi duello con Gastone. Palla indietro per Mannina, giro palla Acragas, adesso servito Biancola e palla indietro per Paterniti. Non trova spazi l'Acragas. Palla indietro per il portiere Paterniti. 0-0 tra Monreale e Acragas. Gambino, il fallo è di Gambino. Punizione per Cuccia, servito Macaluso, ancora Cuccia, Esposito, su di lui tre piedi, rimessa a Monreale. Con le mani Esposito, il capitano del Monreale. Alza lo sguardo, Esposito. Servito Cuccia, anzi Virga, scusate. Di tacco prova a servire Gastone, va Gastone, abbattuto. Punizione per il Monreale. Era riuscito a superare un avversario esteso, il numero 11 del Monreale. E adesso chance per la squadra di Ferrante quando siamo giunti al 40° del primo tempo. Va a saltare il difensore centrale Macaluso per il Monreale. In aria ci sono anche la mattina, Gastone, Virga, tutta l'Acragas dentro la propria area di rigore. Attenzione a questa punizione per il Monreale. 41° in corso. Fischia l'arbitro Morello. Palla sul primo palo, attenzione, si salva l'Acragas, poi tre piedi, subisce fallo e c'è punizione per la squadra di Corrado Mutolo. Il primo tempo che volge al termine. Partita equilibrata, attenzione Gambino, Gambino la palla gol, Beppe Gambino la sblocca lui, il bomber dell'Acragas, il capitano alla prima vera occasione, non ha tradito il capitano che sblocca una gara complicatissima contro un buon Monreale e l'Acragas è avanti al minuto 42. L'abbraccio da parte della panchina a Beppe Gambino. Dai ragazzi, non mollate! Che è riuscito con intelligenza tattica a liberarsi della marcatura e soprattutto a non andare in fuorigioco. E poi con un pallonetto dolce dolce ha battuto l'incolpevole Romano. Monreale 0, Acragas 1. Biondo, Mannina,
treppiedi, Mannina, Biondo, Licata, è libero a destra Faulisi, si va da treppiedi, Gambino, treppiedi, come gioca bene Lacragas ed è palo esterno di treppiedi, vicinissima al 2-0 la squadra di Corrado Mutolo con un'azione da PlayStation. Monreale che ha subito il colpo del gol, un colpo di Gambino e adesso fatica a riorganizzare le idee. Tutto fermo ovviamente, protesta Biondo, c'è punizione per il Monreale. Il gioco era fermo. Con l'arbitro che va a spiegare a Biondo la decisione che ha preso. Però c'è da dire che l'arbitro non ha fischiato la punizione per il Monreale. Quindi Biondo ha visto la palla ferma e ha calciato verso la porta sguarnita, dunque c'è stato un errore dell'arbitro che non ha fischiato la punizione al Monreale, ha soltanto alzato il braccio, di certo una prestazione non, finora non sufficiente dell'arbitro Morello. Dunque si rimane sull'1-0 per l'Acragas. Pirrone non riesce a superare Cuccia, poi lancio per La Mattina, attenzione, scivola Paterniti, La Mattina entra in aria. Il cross sul secondo palo, palla lunga, non c'è nessuno del Monreale e dunque rimessa per l'Acragas. Quarantacinquesima in corso, primo tempo che sta per terminare. Paterniti al rilancio, svette Gambino, bene, poi Filpo per Virga, Cipolla di testa, poi ancora Filpo, batti e ribatti, mette palla a terra l'Acragas, fuori gioco di Beppe Gambino, protesta tutta la panchina dell'Acragas. Forse Filpo teneva in gioco Gambino, ma è questione di centimetri. Finisce qui il primo tempo, vantaggio Acragas 1-0, rete di Gambino al 42esimo, palo di treppiedi al 43esimo, un Acragas che dal 20esimo in poi ha preso in mano le redini del gioco e sta giocando un buon calcio contro un avversario ostico. A tra poco! Amici sportivi, bentornati al Concadoro di Monreale. Tra poco il secondo tempo di Monreale-Acragas. Match di eccellenza, la seconda giornata di andata, primo tempo 1-0 per l'Acragas. Fischietto in bocca per l'arbitro Giuseppe Morello di Tivoli, squadra in campo con gli stessi effettivi del primo tempo. Come detto 1-0 per l'Acragas, gol di Gambino al 42esimo, un Acragas che è uscita fuori alla distanza ed ha meritato il vantaggio. Tutto pronto per il calcio d'inizio della ripresa. Inizia adesso il secondo tempo di Monreale-Acragas. Gambino per treppiedi, poi Biondo. Licata spinge a sinistra l'Acragas. Il cambio gioco per Gambino, liscia Macaluso. Gambino è pronto al controcross, aspetta rinforzi. Ecco Faulisi, cross e poi c'è la bella parata di Romano sul colpo di testa di Pirrone.
e sarà angolo per l'Akragas. Palla gol per la squadra di Corrado Mutolo al primo minuto della ripresa. Secondo calcio d'angolo della partita per l'Akragas. Biondo, palla sul primo palo, svetta Cuccia. Tre piedi sbaglia, Cuccia per il Monreale. Il pressing di Biondo, rimane lì il Monreale. Poi rimessa per la squadra di casa. Diamo uno sguardo alle formazioni. Monreale in campo con Romano in porta, poi Esposito, Filippo, Cuccia, Ricciardi, Macaluso, Lamattina, Rama, Virga, Russo, Gastone. L'Akragas risponde con Paterniti, Faurisi, Mannina, Biancola, Cipolla, Licata, Biondo, Pirrone, Gambino, tre piedi, Caronia. Biondo. Perde palla l'Akragas e riparte Gastone per il Monreale. Lo ferma con ottima scelta di tempo Mannina. Gambino supera Rama. Gambino. Poi chiama l'azione Biancola, Akragas padrona del campo. Pirrone subito in avanti per lo scatto di Faulisi. Faulisi commette fallo, punizione per il Monreale. Monreale che ha iniziato bene la partita, ha sfiorato il vantaggio con Esposito al quarto minuto, poi tanta Akragas. 1-0 per l'Akragas. Tre piedi. Gambino protegge benissimo il pallone, ancora Gambino, palla indietro per Mannina. Esposito, Cuccia, Russo, recupera il pallone Faulisi, poi Paterniti, di testa Caronia. Fermato fallosamente il fallo del numero 3 Filippo. Cipolla, unico ammonito finale della partita. Poi tre piedi per Faulisi, lo ferma Filippo. Con le mani Faulisi, Biondo, Faulisi. Cross per Gambino, spalle la porta, fermato da Esposito, poi Cipolla, avanza il difensore dell'Akragas, Faulisi, palla in aria, Cuccia di testa, sbaglia, attenzione, Licata, il cross, scivolano in due in aria, poi attenzione, Pirrone, la conclusione, Romano, ancora Romano, dice di no all'Akragas. Tutto questo al quarto minuto della ripresa, l'Akragas che sfiora il secondo gol. Gambino. Ancora Akragas in attacco. Sembra avere un altro passo l'Akragas rispetto al Monreale. Attenzione a Licata che è pronto la cross. Eccolo sul secondo palo, attenzione Biondo, poi Pirrone e l'Akragas non riesce a battere a rete. Faulisi, cross per Biondo, lo stop di Biondo va giù, lascia proseguire l'arbitro. Timide proteste di Biondo. L'Akragas arriva prima sul pallone. Vuole subito chiudere la partita la squadra di Corrado Mutolo. Esposito, Cuccia, il cambio gioco sbagliato. Pirrone, Pirrone per tre piedi, Caronia. Applausi per l'Akragas anche dagli avversari. I tifosi del Monreale sistemati qui in gradinata apprezzano il bel gioco di Corrado Mutolo.
Gioco fermo, a terra un giocatore dell'Akragas. Pirrone è giù. Si può tornare a giocare, si rialza Pirrone, che però dovrà lasciare per qualche istante il rettangolo di gioco da regolamento. Gambino con le mani riconsegnerà il pallone al Monreale. Romano impegnatissimo in questo secondo tempo, ha già risposto da gran campione alle conclusioni di Pirrone. E sempre Pirrone, che ha avuto due chance per segnare il secondo gol. Esposito indietro per Ricciardi, sbaglia Ricciardi, allora l'Akragas che può distendersi in contropiede. Attenzione Biondo, subito il lancio per Treppiedi, settimo della ripresa, entra in area Treppiedi, va sul fondo, attenzione il cross sul primo palo, Romano. Prova adesso a ripartire in contropiede il Monreale. Russo lo ferma Biondo, scintille 3-2, la punizione per il Monreale, già battuta la mattina. Il cambio gioco bene per Gastone, attenzione, chance Monreale. Gastone supera un avversario, Gastone si accentra, poi riesce ad imbucare bene per Rama, che non si avvede della bella prodezza di Gastone. Però da lì Gastone poteva calciare in porta, ha preferito un assist, un no look per servire un compagno. Paterniti, rilancio lungo a cercare Gambino, il duello con Macaluso, attenzione, fallo su Macaluso di Gambino. Cuccia sbaglia, attenzione contropiede Akragas, Biondo sulla corsia di destra, è pronto la cross, eccolo, Cuccia rimedia, ancora Biondo, l'Akragas che rimane in attacco, aspetta rinforzi Biondo, servito Treppiedi in zona tiro, Treppiedi la conclusione, palla fuori. L'Akragas che insiste, l'Akragas che crea tanto. Monreale che sembra in grosse difficoltà. Ricciardi porta avanti il pallone, il giovane difensore del Monreale. Lancia davanti di testa, fa buona guardia Mannina, poi Licata. Gambino bene per Treppiedi, applausi per l'Akragas. Attacca il numero 10, Treppiedi. Poi servito Licata, cross intercettato, angolo per l'Akragas, il terzo della partita. 3-0 il conto dei calci d'angolo. Siamo giunti al decimo della ripresa, calcio d'angolo per Rosario Licata. In avanti a saltare anche Biancola e Cipolla, i difensori dell'Akragas. Parte Licata, palla sul secondo palo, di testa Gambino, la ributta dentro, poi spazza via Ricciardi. Altra rimessa con le mani per l'Akragas. Biondo, Licata,
Gastone mette il turbo sulla corsia di destra, lo rincorre Vannina, ancora Gastone, si complica la vita, si trascina la palla in fallo laterale, rimessa per l'Acregas. Licata per Gambino. Bene per Biondo, benissimo per il numero 10, Treppiedi che lancia ancora Biondo, arriva prima sul pallone Romano, bravo il portiere del Monreale, poi Esposito, poi Cuccia, Macaluso, Filppo, La Mattina sul pressing di Faulisi, se la cava bene il Monreale, Macaluso, Cuccia, alza lo sguardo il mediano del Monreale. Filppo dietro per Macaluso, non riesce a ripartire la squadra del Monreale perché l'Acragas è benissimo messa in campo. Adesso il cambio gioco, attenzione, Gastone sbaglia completamente lo stop, tradito anche lui da un rimbalzo fasullo. Rimessa per Rosario Licata, dodicesimo della ripresa, 1-0 per l'Acragas. Gol di Gambino al 42esimo del primo tempo. Di testa Russo, poi Cuccia, pallone per Virga, Biancola protegge l'uscita del portiere Paterniti. La Cragas molto molto concentrata, si è perfettamente calata nella realtà dell'eccellenza dei campi ostici come quello del Conca d'Oro di Monreale. Ricciardi anticipa Gambino, palla ancora per l'Acragas, Mannina, poi Licata, disegna geometrie fantastiche l'Acragas, attenzione Romano anticipa Gambino. Ricciardi, partita comunque apertissima perché il Monreale non ci sta a perdere questa partita, l'Acragas però vuole chiuderla il prima possibile, attenzione sbaglia il Monreale, Gambino indietro per Pirrone. Bene per Biondo, attacca a destra Faulisi, cross sbagliato, palla sul fondo. Romano al rilancio, portiere classe 96. Di testa Treppiedi, poi Biondo, Gambino, non c'è fuori gioco, Gambino per il 2-0, Gambino, Romano lo ferma, palla, gol per l'Acragas, bravissimo portiere Romano, ancora tanta Acragas, Cuccia, poi La Mattina, supera benissimo Biancola, La Mattina in zona tiro, attenzione La Mattina, la conclusione, Cipolla! Ci mette il corpo, poi ripartenza Acragas, Licata, indietro per Treppiedi, Treppiedi supera Russo, vuole palla Biondo a destra, Pirrone, a terra c'è il numero 6 Licata, gioco fermo. Il Monreale riconsegna il pallone all'Acragas, massimo fair play in campo. Ricomincia Paterniti. Esposito con la testa. È un passaggio all'avversario. Allora Treppiedi. Mannina, Treppiedi. Bene, l'Acragas, Pirrone, Biondo. Gioca a memoria l'Acragas. Biancola in avanti per Gambino che va in fuorigioco.
Filppo. Attento Daniele. Rama. La mattina fermato da Faulisi. Macaluso per Romano con Biondi in agguato. Ricomincia il Monreale, siamo giunti al 16° della ripresa, 1-0 per l'Acragas che non riesce a segnare il secondo gol. Monreale è pericoloso in contropiede perché l'Acragas continua ad attaccare, continua a cercare la via del gol con tanta determinazione. Sbaglia adesso Filppo, sembra un po' stanco il Monreale, ancora nessun cambio, si scaldano tre del Monreale, nessun movimento sulla panchina dell'Acragas. Biondo di tacco, bene per Caronia, attenzione Gambino in fuorigioco. Macaluso, Cuccia vuole palla a destra, Gastone che non riesce a servire un compagno di squadra. Allora l'Acragas che può ripartire, Ricata lo ferma Esposito, poi Cuccia ha giocato tantissimi palloni, il numero 4 del Monreale. Filppo, la palla rimane in campo, bene la mattina, ancora Filppo di testa, bene per Virga, poi è netto fuori gioco Filppo. Paterniti al rilancio, palla in zona Ricata, nessuno tocca il pallone, rimessa per Esposito. Cuccia si libera di tre piedi, servito Russo, attacca a sinistra Filppo, lo rincorre Caronia, si ferma Filppo, poi chiama all'azione Russo di testa Faulisi, anzi Mannina. Sbaglia Mannina, attenzione, colpisce un avversario, poi Cipolla ci mette una pezza. Gioco pericoloso di tre piedi. Punizione per il Monreale che potrà creare pericolo alla porta dell'Acragas mettendo palla nel mucchio. Siamo giunti al 19° della ripresa, punizione per il Monreale, due in barriera per Paterniti, Biondo e Faulisi. Russo è pronto a mettere palla in area di rigore dell'Acragas. Parte il numero 10 del Monreale, di testa Gambino, poi rischia di perdere palla il Monreale. Caronia, palla per Biondo che non è in fuorigioco, Romano, bravo il portiere del Monreale, si rifugia in fallo laterale. Faulisi, Pirrone. Biondo, Pirrone, prova a imbucare per Biondo, palla sul fondo, perde la palla l'Acragas. Ottima fase difensiva del Monreale in questa circostanza.
il rancio di Romano di testa, svetta Caronia, ancora Caronia, va giù, fallo di Cuccia. Partita comunque corretta, un solo ammonito Cipolla per fallo sul lanciatissimo Rama al terzo minuto del primo tempo. Poi tanto fair play in campo tra due squadre che si rispettano tantissimo. Punizione Acragas, siamo lontanissimi dalla porta di Romano. 22esimo della ripresa, sul pallone Licata e Biondo. Occhio al sinistro di Licata. Tutto pronto per il calcio di punizione Acragas. Licata che approva la conclusione. Attenzione Romano. Parata facile del portiere del Monreale. Poi Esposito porta avanti il pallone, tunnel su Gambino, fallo di Biancola. Russo alza lo sguardo, lancio lungo per Virga, esce Paterniti, Romano lascia il pallone al portiere, al compagno di squadra Esposito. Poi Macaluso rischia, Filippo. Cuccia, bene per Filippo. Virga, si è visto poco l'attaccante del Monreale. Bene Filippo, si libera due avversari, poi Virga. Abbattuto, non c'è fallo, si prosegue. Arriva adesso il fischio di Morello di Tivoli. C'è punizione per il Monreale. Ventiquattresimo della ripresa, punizione per Cuccia, ci prova il Monreale, fischia Morello, parte il numero 4, è un passaggio per Ricciardi, passaggio impreciso, poi Gambino, Cuccia, tra i migliori in campo della Monreale. Bene Gastone, poi Pirrone, Treppiedi, Mannina, Biondo, Gambino, non c'è fuorigioco, Gambino, esce Romano, arriva adesso la segnalazione del guardialine quando Gambino stava per toccare il pallone, riparte il Monreale, non c'è un attimo di pausa, fermato la mattina, Biondo, indietro per Treppiedi, poi Macaluso, Faulisi, Biondo, si ferma il numero 7, arrivano i rinforzi, ecco Pirrone, il cambio gioco e riparte la squadra di casa con il velocissimo capitano Esposito, lo rincorre Biancola, anzi lo rincorre il numero 10, Treppiedi, Gastone, poi Russo, insiste il Monreale. La rimessa è per la squadra di Ferrante. Cuccia con le palle Esposito. Si ferma Cuccia. Ancora a sinistra per Filippo. Paterniti. Con Virga che voleva la palla sul corpo.
di testa Esposito, poi Gastone, Rama, indietro per Cuccia. Filppo, indietro per Macaluso. Cuccia. Alla meglio la Mattina, attenzione, attacca il Monreale, la Mattina punta Biancola, la Mattina va sul fondo, Biancola è lì, ancora il numero 7 del Monreale. Angolo per il Monreale, il primo della partita. Lo va a battere la Mattina. 27esimo della ripresa, angolo per il Monreale. Parte la Mattina, palla in aria, virga di testa, due a terra, punizione per l'Akragas, fallo di Virga. Mutolo manda a scaldare due componenti della panchina. Sant'Angelo e Graziano, entrambi attaccanti. Arbitro, forse il portiere ti prende in giro. Biondo con il tacco, prova a servire Gambino. Bravo Ricciardi, poi Filppo, di testa Faulisi. Altro colpo di testa di Macaluso, altro colpo di testa di Treppiedi. Squadre un po' stanche adesso, hanno giocato sempre a ritmi elevatissimi. Campo pesante, caldo asfissiante oggi a Monreale. Rimessa Akragas. Ventinovesimo della ripresa, ancora Akragas 1, Monreale 0, è la seconda di andata in eccellenza, domenica scorsa Akragas Mazara 3-1 e Geraci Monreale 1-0. Russo, Cipolla per l'Akragas, poi Macaluso, Filppo in buca per Russo, porta a casa punizione il Monreale. Cuccia sul pallone, prova il tutto per tutto il Monreale. Esposito fermato da Treppiedi, contropiede Akragas alla mezz'ora della ripresa. Si ferma Treppiedi, aspetta rinforzi, arriva Caronia, ancora Treppiedi, Mannina alza un campanile, un Romano senza problemi. Filppo, Rama, fallo di Caronia. Cuccia alza il baricentro il Monreale. Licata recupera su Esposito, a
attenzione, rischia l'Akragas e perde il pallone. Mannina, non è un buon momento per l'Akragas con il Borreale che sta gettando il cuore oltre l'ostacolo. Gastone in mezzo a due avversari. Rimessa per l'Akragas. Biancola spazza via il pallone ma rimette in gioco il Monreale. Cuccia, Paterniti senza problemi. È pronto al rilancio Paterniti, palla che supera il centrocampo, ma Caluso sbaglia clamorosamente, poi Biondo, Filpo, ma Caluso, Russo per la formazione del Monreale, avanza ancora Russo, caparbiamente, chiama l'azione Esposito, l'Akragas sbilancia in avanti, ancora Esposito, palla imbucata per Virga, stop del centravanti del Monreale, entra in area Virga, poi Gastone, inguardabile, errore clamoroso di Gastone. Monreale comunque pericolosissimo con una bella ripartenza. Arbitro, ti prende in giro il portiere! Trentatreesimo, richiamo verbale intanto per Paterniti che tarda la rimessa in gioco. Sicuramente meglio il Monreale in questa fase di gioco. Biondo. Doppio cambio per il Monreale. Mette in campo gente fresca Ferrante per provare a pareggiare questa partita. Vediamo chi esce. Se ne va il numero 10 Russo. Se ne va anche Gastone. Entra con la maglia numero 20 Zarcone al posto di Russo. Dentro con la maglia numero 17 Galici, fuori Gastone. Il Monreale prova il tutto per tutto. Ancora nessun cambio in casa Akragas. Si scaldano tre giocatori dell'Akragas. Sant'Angelo e Graziano. Intanto cross in aria per Gambino. Ricciardi di testa, bene. E poi il neo entrato Galici. Lo ferma. Tre piedi. Esposito. Perde palla il Monreale. E allora Pirrone, benissimo per tre piedi, cross per Gambino, la palla filtra, fallo di Gambino su Macaluso. Zarcone, la rimessa per l'Akragas. Con le mani David Biancola, spinto alle spalle Biondo da Rama, ma
Attenzione, ma Caluso ha rischiato. Ancora Macaluso, Ricciardi, va in pressing il capitano Gambino, Esposito. La palla rimane lì. 36esimo in corso. Monreale 0, Acragas 1. Decide il gol di Gambino al 42esimo del primo tempo. Rimessa Monreale. Guadagna metri importanti la squadra di Ferrante. Zarcone, Filippo, Macaluso contro Biondo, Rama giù, punizione. Cuccia, il cambio gioco per Esposito, che mette giù il pallone, alza lo sguardo, Virga di tacco per Galici, di testa Esposito, Virga con la mano, non fischia l'arbitro, e arriva adesso la segnalazione dell'assistente che corregge il silenzio dell'arbitro Morello di Tivoli. Paterniti, duello Licata, Esposito, Ricciardi si rifugia in fallo laterale, la Cragas che rimane in attacco riconquista il possesso palla. 38esimo della ripresa. Biondo, Licata, Biondo, ricomincia l'Acragas con Biancola che alza lo sguardo, poi serve Pirrone, Pirrone in buca per Caronia, fuori gioco del numero 11. Zarcone, avanza il numero 20, chiude benissimo la diagonale Alessio Mannina. Ancora Zarcone, Esposito, lo rincorre Treppiedi, Galici, fermato, ancora Monreale che insiste con il capitano Esposito che entra in aria, attenzione, Virga, Esposito, la conclusione, Murata, poi sbaglia clamorosamente e c'è il Monreale che fallisce il gol del pareggio con la mattina dopo un errore del numero 11, Caronia. Monreale vicino al pareggio al 40esimo della ripresa. A terra Paterniti, ma l'Acragas ha rischiato tantissimo. Con la mattina che ha fallito il gol del pareggio, la palla poi stava per essere buttata dentro la Virga, ma era in netto fuorigioco. Doppio cambio Acragas, dentro l'argentino Facundo Graziano e dentro anche il saccense Sant'Angelo. Dentro due attaccanti per l'Acragas. Vediamo chi toglie Mutolo. Cinque più recupero alla fine della partita. Intanto c'è un richiamo verbale per il tecnico Ferrante del Monreale.
pronto il doppio cambio in casa Akragas. Doppio cambio credo rimandato e infatti si torna a giocare con Graziano e Sant'Angelo pronti ad entrare in campo in questi finali incandescenti della partita tra Monreale e Akragas, con il Monreale che sta provando il tutto per tutto per pareggiare la partita quando l'Akragas sembra un po' stanca. Cuccia, Macaluso alza lo sguardo, serve Filppo, ancora Macaluso, palla lunga a cercare i tre davanti, Virga con il petto, bene per Zarcone, ancora Zarcone, servito Esposito che adesso gioca a sinistra, attenzione la mattina entra in aria, conclusione Paterniti, c'è alla 42esima della ripresa, Monreale pericoloso. Palla che scavalca il centrocampo, di testa Filppo, Macaluso sarà rimessa al fondo per il Monreale. Adesso il doppio cambio Akragas, entra per primo Sant'Angelo, ammonito intanto l'allenatore Ferrante del Monreale per proteste. Dunque se ne va il capitano Gambino, l'autore del gol, riceve gli applausi del pubblico di fede akragantina presente qui al Conca d'Oro. Fuori Gambino, dentro Sant'Angelo, che diventa capitano, anzi no, è biondo il capitano dell'Akragas dopo l'uscita di Gambino. Non entra invece Graziano, l'altro attaccante di Corrado Mutolo, tra poco vi sarà il secondo cambio per l'Akragas. Intanto rimessa per Romano, servito Macaluso, va in pressing Sant'Angelo, ancora Romano, via il pallone che però rimane lì nella metà campo del Monreale. Galici, fermato da Treppiedi. 44esimo la ripresa. Di testa Cipolla, Licata, palla lunga per Sant'Angelo, attenzione, Sant'Angelo se ne va, abbattuto da Cuccia, non c'è niente per l'arbitro e si continua a giocare. Sbaglia intanto il Monreale a ripartenza, allora Akragas in attacco al 90esimo, Caronia per Treppiedi, si allarga Biondo, eccolo servito, si accentra Biondo, la conclusione, palla che sfiora il palo alla sinistra di Romano, ma c'era fuori gioco, sarebbe stato un gol fantastico ma tutto inutile perché Biondo era in fuori gioco. Macaluso, Filppo, su di lui Caronia, riesce a servire Esposito, mette il turbo il capitano, avanza il capitano del Monreale, si accentra, si allunga il pallone e allora è l'Akragas che recupera la sfera, fallo su Biondo di Esposito che poi va a chiedere scusa all'avversario. Si torna a giocare, Ricciardi, Cuccia, palla lunga a cercare Virga, Mannina, fallo su Mannina da parte di Virga.
crampi per il giovanissimo Mannina. Siamo in pieno recupero di Monreale Acragas, 1-0 per l'Acragas, gol di Gambino al 42 del primo tempo, attenzione, chance per Treppiedi, lo ferma Macaluso. Sant'Angelo con la testa per Caronia, la conclusione altissima sopra la traversa. Tre minuti dopo il 90esimo, si continua a giocare, la rimessa per il Monreale, forse l'ultima chance per provare a pareggiare, con le mani Ricciardi, Zarcone, sbaglia Ricciardi, contropiede Acragas, se ne va Biondo, Biondo contro Zarcone. Fuori gioco di Biondo. Macaluso, 94esimo in corso, si continua a giocare. Giù la mattina, punizione Monreale. Adesso il Monreale tutto in avanti, potrebbe essere davvero l'ultima chance, vanno tutti a saltare. 95esimo, parte Esposito, palla nel mucchio di testa Virga, poi Zarconi, la conclusione Murata, poi altra chance per Filpo, giù Licata, rimessa Monreale. Ma non c'è più tempo, finisce qui la partita, vince l'Acragas 1-0 contro un ostico Monreale. Gol vittoria di Beppe Gambino al 42esimo del primo tempo. Con questi tre punti l'Acragas rimane in vetta al campionato a punteggio pieno. Per il Monreale, seconda sconfitta di fila. Da Davide Sardo e Marco Lamendola è tutto, grazie per l'attenzione e a risentirci.